Allora, al momento siamo in una sala chiusa e con aria condizionata rispetto al gazebo da dove abbiamo trasmesso fino a poco fa. Tieni conto che adesso al momento c'è qualcuno di noi che sta seguendo la conferenza, però ci sono al momento quattro conferenze in atto al Salerno Fantasy. Per cui diciamo, non siamo nel gazebo, per cui attiriamo meno attenzione perché siamo in una parte chiusa, però purtroppo adesso è andata così questa cosa. Diciamo, c'hai pubblico però. No, no, Ci ce l'hai. siamo, ci siamo! Ciao, ci siamo! Siamo tutti qui. Sto scherzando, non crash, no, no, ho cambiato computer. Spero di no. Ok, Vabbè, insomma, Sara, avete per... avuto dei problemi. Sì, Allora, vabbè. niente, io velocemente volevo soltanto dire veramente due o tre parole perché è un'esperienza comunque per la esperienza che va vissuta sul posto, quindi volevo solo dirvi che è nata nel 2010 per volontà di Sara Belgiasmara e di Aden. A cui si sono poi aggiunte naturalmente altre persone che hanno condiviso un po' l'interesse di voler trasmettere delle emozioni in un ambiente di gioco, per mettere appunto delle competenze, in particolare delle Un quadro. competenze sulla grafica, ma anche sul building, sullo scripting, che sono delle discipline proprie di Second Life. E quello che ci ha animato è stato l'entusiasmo che ci ha animato, soprattutto quello di creare un gruppo che si riconoscesse in un interesse comune e di farlo nel modo più giocoso possibile. Ovviamente, secondo me, dovrebbe avere essere potenzialmente una forma di molto importante. Ci sono Le open sim sono sicuramente delle esperienze più potenti rispetto a Second Life, anche se ci sono dei problemi tecnici anche lì, ma che stanno nascendo e si stanno diffondendo come delle pratiche educative e didattiche anche nelle scuole. Quindi come esperienza potenzialmente è un'esperienza interessante e importante. Io spero che come dire, possa avere evoluzioni in senso positivo e possa essere adottata in modo serio dagli addetti ai lavori. Allora, l'esperimento cosa facciamo? Facciamo corsi di scripting, facciamo corsi di building, abbiamo degli insegnanti che sono per il building, abbiamo l'INTA che ci fa vedere un attimo quello che le esercitazioni che si fanno durante queste lezioni. Sono delle lezioni che insegnano principalmente l'uso dei prints in Second Life, che sono le forme primitive con cui si costruisce tutto. Senti? Sentiamo. Come esercitazione per gli studenti sul building, è una cosa molto simpatica.
Mi va a costruire una scala che
Praticamente. Questa. Avete visto? Costruisce una scala praticamente, no? Avete visto? Ok, da dove posso salire e quindi ho dei certifici. Non so, io posso interagire con questa cosa come sempre tanti scritti posso mettere un menu e dire guardate adesso come faccio se me ne fa vedere come se fosse diciamo un giochino, no? Esatto, e posso comunque gestire tutto i vari thread e i vari cori. Questo è un altro esempio di applicazione di script, quindi ogni cosa che si muove è gestita comunque da script all'interno. Un altro esempio molto interessante che potrebbe essere comodo per voi è questo qua, ad esempio. Se devi vuole accomodarsi, diciamo, un po' su questo oggetto. Sfida, penso che sia una. Vedi, lo stessi sedersi, così fa vedere a tutti quanti come funziona. Ah, io mi devo essere stato. No, no, no. Sì, aspetta, adesso ho la posta telecamera, via screen, il pilota telecamera, quindi possiamo andare a vedere praticamente gli oggetti del LED, che sono il pilota telecamera. Mi sentite? Ok. Ok, niente, noi proseguiamo questo tour, tra poco ci colleghiamo con Moia. Sara, beh, grazie per questo vostro intervento. E niente, speriamo, come dire, in un'ottima continuazione del vostro progetto, soprattutto che attiri sempre più persone.